di tanto tempo avremo poi, diciamo, su questo piccolo palco il presidente esecutivo di... L'idea è di poter sostituire il nostro corpo in qualche modo, un luogo pericoloso, con un corpo di un robot che fa le cose per noi. L'interno è toccato un disastro, la prostetica, quindi la riabilitazione. Un'altra applicazione è quella del robot assistente, abbiamo detto prima, il robot badante. Si può anche insegnargli dove sono gli attacchi dei vari strumenti. Lui può dare gli attacchi, cioè sono tutti compiti che possono essere svolti da una macchina. Però, certamente manca il cuore. La sensibilità. Esiste un gene per la fedeltà, immaginiamo un DNA appunto come un metro, se volete, un qualcosa di lineare dove ci sono tante lettere e come un correttore di bozze di un libro lo guarda e cerca l'errore e lo corregge. Oggi abbiamo strumenti che correggono quell'errore in quel punto e solo in quel punto. Io mi chiedo perché Natasha ha queste gambe, perché la vedo a stento e io no. Questo bisogna dirlo ai genitori. Questo... Beh, no, però ma mia mamma è 1,64. Ma fa parte del codice genetico, mi fai? No? Certamente sì. Oggi per vivere a lungo, per esempio, va a farsi i genitori giusti. Questa è bella! Allora, avete visto, è bellissimo il video, non l'avevo mai visto, brava Marcella e bravo Roberto che l'avete fatto, perché dà l'idea di cosa è successo e come quello che è successo a teatro ha tradotto bene la motivazione che ci ha portato a costruire questo progetto. La motivazione nasce dalla constatazione che ogni volta che c'è un'offerta di scienza, di cultura, di qualcosa di interessante, non solo qualcosa di così banale e relativo all'entertainment più meno profondo, vediamo sempre tantissima domanda che risponde, le code ai musei, le code alle presentazioni, le code alle conferenze, le code a qualunque attività che permetta di diffondere sapere. Sempre a scuola, poi a volte si trovano che di fronte a certi argomenti possono sentirsi o un po'... Può essere pop innanzitutto, cioè fare cose che fanno parte della società attuale, vogliamo essere fun, cioè cose che facendoli creano un contesto in quella direzione, la ragione per cui c'è Verdone. Il personaggio dello spettacolo, l'uomo o la donna, il mondo dell'intrattenimento, che sono affiancati invece a un esponente di primo piano della cultura scientifica, lo sono sempre in questa serie di lezioni, avendo un po' una funzione di mediatore culturale, no? Quindi l'idea è che quest'uomo, questa donna, appartenente a un mondo molto diverso da quello della scienza, deve portare, deve aiutare il pubblico in sala, come ha già ricordato l'ingegnere Recchi, è nelle nostre intenzioni composto in prima battuta di ragazzi delle scuole superiori, deve portarli a vedere un po' meglio non solo il tema della serata, non solo, diciamo così, gli spizzichi e bocconi di cultura scientifica che vengono dati loro in quel momento lì, ma anche a vedere meglio il quadro generale. Cioè, la scienza non è una cosa noiosa, non è altro da voi, non è una roba della quale può diventare parte della vostra vita, perché l'innovazione tecnologica ci riguarda tutti e perché la scienza è il motore. Così meno noti, ma importanti nel loro ambito, cioè il dottore Liotti, per esempio. Questa cosa non è stata presa come una provocazione irricevibile, ma è stata intesa come un'attività utile e necessaria. Sì, non è che c'era un valore diverso tra fare tante piccole attività o poche più concentrate, perché è meglio distribuire a tanti poco o a pochi di più. La vera differenza è stata nell'impatto che si voleva dare alle attività, anche
sicuramente da un punto di vista di comunicazione, cioè nella convinzione che prendiamo un tema, qualunque sia, per quanto nobile nella scala delle possibili filantropie e mecenatismi uno può farsi portatore, certo un individuo con una fondazione non riesce, o un soggetto con una fondazione non riesce a risolverlo né a livello mondiale né a livello nazionale. Quindi,